Sostenibilità economica ed ambientale sono i due principi cardine alla base oggi delle scelte imprenditoriali delle aziende agricole più moderne, due obiettivi che si possono raggiungere grazie alle tecnologie di ultima generazione di alcune macchine in uso solitamente ai contoterzisti, come l'olandese Velvet, che consente un utilizzo efficiente del digestato, riducendo così l'utilizzo di concimi di sintesi ed aumentando la sostanza organica del terreno. Questa macchina è una macchina da minima lavorazione che ci consente di fare una preparazione del letto di semina per la semina del mais senza dover intervenire con i classici aratri, erpici rotanti e tutte quelle attrezzature che non sono più consentite per accedere ai contributi da minima lavorazione. Quali sono le caratteristiche di questa macchina? Cosa consente di ottenere? Questa macchina, utilizzando appunto questa tecnologia chiamata strip tillage, ci consente di lavorare solo i 10 cm di terreno dove noi andremo a posare il seme del mais e nel contempo di iniettare del digestato o del liquame a secondo dell'azienda che abbiamo a disposizione, nel senso se è un'azienda zootecnica o un impianto di biogas, di iniettare questo liquame che viene analizzato in tempo reale dalla macchina stessa, quindi noi se dobbiamo seminare mais sappiamo che inietteremo 300 unità di azoto per ettaro e solo quello va distribuito, niente di più e niente di meno. Si inibisce così l'acquisto di sostanze chimiche, quindi concimi chimici successivi non vengono più utilizzati e riteniamo che sia un ottimo compromesso tra la minima lavorazione, queste lavorazioni definiamole moderne, e l'economicità del sistema, perché non dobbiamo dimenticarci che non dobbiamo solo fare una cosa gradita alla comunità europea, ma dobbiamo anche fare in modo che l'azienda agricola abbia un utile, abbia una redditività. Questa è una macchina molto particolare, si tratta di un semovente in grado di caricarsi sulle proprie spalle una quantità di reflo zootecnico di digestato e grazie alla guida satellitare riesce a iniettare la giusta quantità di prodotto, che a questo punto è trasformato in concimazione, nel posto giusto e nel modo giusto. Ed è anche dotata di un sistema NIR che ci consente di analizzare in tempo reale la quantità di azoto presente nel reflo. Quindi ci permette anche di distribuire a rateo variabile la nostra concimazione. Cosa significa? Che là dove il terreno presenta una condizione di fertilità migliore andiamo a distribuire meno mezzo tecnico. Dove il terreno necessita invece di maggior mezzo tecnico ne distribuiamo di più. E poi c'è l'importante discorso del risparmio energetico. Sì, sicuramente il risparmio è enorme. Da una lavorazione convenzionale nella preparazione del letto di semina a questa tecnologia siamo arrivati fino al 90% di risparmio, quindi con tutte le conseguenze positive che ne consegue, oltre ai costi, ma pensiamo anche all'inquinamento, alle emissioni di gas serra nocivi e a tutto quello che ne consegue.